Buongiorno signori, sono l'uomo di casa. Oggi parliamo di crimpare un cavo LAN senza la pinza crimpatrice. Quindi senza usare questa riusciremo a crimpare il nostro cavo LAN, ma non solo, riusciremo a crimpare un cavo schermato, quindi di categoria superiore al 6, 6A, 7, 8. Come facciamo? Beh, lo scoprirete in questo video. Detto questo, io non voglio tediarvi oltre, per cui vi invito subito a mettere un bel pollice in su, a iscrivervi al canale, a condividere questo video con i vostri amici e buona visione a tutti! Bene signori, la nostra ricerca parte da internet. Vi faccio vedere questi che sono i cavi, i plug, scusate, quelli normali che vengono utilizzati con la pinza crimpatrice. Perché ve li faccio vedere? Per farvi notare il costo. Come vedete qui si possono comprare 100 pezzi a 15,99 euro. Quindi viene 16 centesimi l'uno. Ovviamente per pluggare questi tipi di plug serve la pinza che crimpa, la pinza crimpatrice, e quindi non fanno al caso nostro. Per riuscire a pluggare un cavo, soprattutto se è schermato, senza pinza, dobbiamo cambiare connettore e utilizzare questi connettori qui. Come vedete, la prima cosa che vi voglio far notare è il costo. In questo caso due pezzi costano 19,99 euro, quindi 10 euro l'uno. Questi sono plug CAT8, come vedete hanno la schermatura integrata e sono fatti in maniera differente. Hanno come una specie di mascella dove noi andiamo a inserire i nostri cavetti, ovviamente nell'ordine giusto, e quando andiamo a chiudere il nostro plug viene crimpato automaticamente. Come? Adesso vi faccio vedere, torniamo alla realtà, usciamo da Amazon, il plug vero e proprio. Questo che ho preso io non è schermato, perché utilizzare il cavo schermato non avrebbe facilitato la vostra visione. Sono tutti uguali. Questo è un cavo, è un plug categoria 6 che si può utilizzare per pluggare senza pinza crimpatrice. Se voi vi serve una categoria più alta, prendete quello con la categoria più alta, come l'8, come vi ho fatto vedere in Amazon. Tra l'altro, se non sapete che differenza c'è tra le categorie, c'è un video specifico che vi comparirà adesso nelle schede e che potete andare a vedere per vedere la differenza tra i vari cavi. Allora, come vedete, qui ci sono dei dentini. Io tento di farveli vedere, ingrandisco il più possibile. Quando andiamo a chiudere il plug, questa specie di mascella, questo pezzo di plastica, va a spingere i cavi in mezzo ai dentini che, tagliando il cavo, vanno a connettersi nella maniera corretta. Quindi non abbiamo bisogno, ovviamente, di sperare il cavo, perché questo coltello va a tagliare il cavo e si connette ogni pin al suo cavo specifico. Un'altra cosa che vi voglio fare vedere, mentre io sto cominciando a crimpare il mio cavo, è l'adesivo che trovate all'interno del plug, che vi dice quale è la corretta posizione dei fili. È veramente piccolino, io adesso ve lo ingrandisco. Quando ci state lavorando sopra non è facile, quindi magari se ve li volete scrivere prima di iniziare, forse è meglio. Comunque si capisce abbastanza bene. Ovviamente è segnato sia lo standard 568A che lo standard 568B. Noi utilizzeremo il 568B perché è lo standard più recente e quello che viene utilizzato maggiormente in questi ultimi anni. Una cosa che vi voglio dire, mentre che vi faccio vedere, mentre io svolgo questo lavoro, è che prendetevela con calma. Questo è un lavoro che va fatto con calma. Vi dico la verità, è più difficile crimpare questi cavi rispetto a quelli col plug normale con la pinza crimpatrice, perché ci sono due livelli, uno sopra e uno sotto, quindi dovete stare attenti a non sbagliare il colore dei cavetti. E dovete farlo con calma. Fatelo con calma e vedete che riuscite. Io ho fatto un po' di difficoltà. Tra l'altro, il fatto che ci fosse la telecamera mi dava ancora più fastidio. Comunque, con un pochettino di pazienza potete riuscire a metterli correttamente. Prendetevi il vostro tempo e quando chiudete il plug siate certi che tutti i fili sono messi nella posizione corretta. Una volta che l'avete chiuso,
che sia un cavo schermato come quello K8 che abbiamo visto, che sia un cavo come questo che non è schermato, dobbiamo ovviamente andare a fare un test per capire se abbiamo crimpato bene il nostro plug. Quindi prendiamo il nostro solito tester, andiamo a fare il nostro solito test e se tutte le 8 luci verdi si accenderanno, siamo a posto, abbiamo fatto il lavoro nella maniera corretta. Detto questo, io spero di avervi detto tutto e spero soprattutto di avervi dissipato i vostri dubbi, anche perché mi rendo conto che spendere un po' di soldini per due plug e bisogna andarci con i piedi di piombo perché i soldi non ce li regala nessuno, ma questo è un altro discorso. Detto questo, io non voglio tedervi oltre, perché vi invito subito a mettere un bel pollice in su, a iscrivervi al canale, a condividere questo video con i vostri amici e ci vediamo al prossimo video.